Soprattutto ovviamente in un nuovo video dove stavolta sono riuscita a mettermi il fiocco, quindi se vedrete un altro video che non so se uscirà prima o dopo di questo, capirete che prima il fiocco non ce l'avevo. Sono riuscita a mettermelo, speriamo che non crolli tutta l'impalcatura. Oggi odio i miei capelli. Comunque, siamo di nuovo qui in tema natalizio. Volevo mettermi il cappello di Natale, ma non l'ho ancora preso. Ho deciso di editarlo, dirò in ogni video perché poi mi chiedete: Sara, perché escono video tutti i giorni? Sei impazzita? Sì, sono impazzita. Ho deciso di fare un video al giorno per 25 giorni fino a Natale, quindi vi dovete sorbire fino a Natale. Poi i video usciranno normalmente nei giorni che ho stabilito. C'è un cappello che sta svolazzando, mi dà abbastanza fastidio. Ora, vi presento sempre il mio alberello, che è sempre qua. Non c'è ancora messo niente sulla punta, deciderò cosa fare. Spostiamolo un pochettino. Ecco. Allora. Devo rimettere sempre la cover del mio cellulare perché edito se esco uno o due video al giorno, visto che devo riempire 25 giorni di video. Alcuni ce li ho già, però cerco di diversificare. Ovvero, cerco di fare video diversi. Perché non lo sapesse. Quindi faccio di video diversi, che schifo! Che capello. Io ho dei miei capelli. Ah, devo anche sistemarmeli, lavarmeli, devo dargli fuoco, non lo so ancora. Dopo devo rimettermi la cover. Allora, siamo qui riuniti di nuovo a fare un altro video insieme. Di cosa parlerà questo video? Ci sto ancora pensando. Perché devo fare questi vari video? Non sto scherzando. Allora, mi avete chiesto di fare. Devo chiudere il cassetto della. Ok, ce l'ho fatta. Allora, questo video è un altro video sugli acquisti, che però uscirà ovviamente separato dagli altri perché cerco di fare video diversificati, come dicevo di prima. Se non so se l'ho detto in questo video, l'ho detto nell'altro. Comunque cerco di fare vari video diversi, quindi da magari cosa mangio, a cosa faccio, shopping, unboxing. Prima ho fatto, prima no, più l'unboxing che non video acquisti, comunque poi darò il titolo. Allora, con il Black Friday e anche senza, ho fatto degli acquisti. Prima di tutto, dal negozio che mi piace tanto, che si chiama The Janis. Allora, The Janis ho preso questa che vi faccio vedere adesso. Ho preso due cose a The Janis. Questa non è scontata, l'ho presa perché mi piaceva. Ho preso la mia bellissima maglia di. Scusa, mi scusi al signor Albero. La mia bellissima maglia di Snoopo. Sì, è una maglia gigantesca perché io la uso lunga. E doveva essere la maglia di un pigiama, però è troppo bella, quindi io me la metterò a Natale. Guardate quanto è bello Snoopo. È da uomo, ve lo dico. È da uomo, l'ho preso nel parto maschile perché è un XL, la volevo proprio grande perché la voglio per mangiare a Natale da mia nonna o da mia zia. Guarda che bella. Cioè, guarda che bello Snoopo. E poi c'è anche proprio di Snoopy. L'ho pagata 9,99 euro, ce l'ha pagata mio padre. Però non diciamo, me l'ha fatto perché ha comprato pigiama a mia sorella e l'ha presa anche a me. Guarda che bello Snoopo, bellissimo. Ve la farò vedere, ma morire di freddo. Infatti questa qua va sopra, una bellissima felpa, che questa l'ho presa con il Black Friday, invece, che è questa qua. Questa è una felpa fantastica, che questa qua ve la potrei anche far vedere, visto che tanto penso di potercela fare a mettermela. Madonna che freddo! Sì, sono in pigiama, non guardate il mio pigiama orribile. Questa è una felpa che ho preso appunto sempre da The Janis, che è scontata, se riesco a capire il verso, perché anche questa è gigante, deve rimanere lunga. È un po' più leggera perché l'ho pensata per quando vado a casa a mangiare degli altri che hanno magari i riscaldamenti. Dove l'etichetta? Eccola qua. Questo qua è il suo prezzo originale. Era scontata del 50%, io l'ho pagata a 10 euro praticamente, 9,90. Adesso vi faccio vedere com'è. È bellissimo. Mi piace tantissimo sta felpa. L'ho presa tra l'altro con Andrea 93, mio ragazzo. Gli ho detto, amore, mi piace un casino proprio. Ora non mi alzerò perché non c'ho voglia. Faccio solo vedere com'è. Guardate che rimane lunghissima. Rimane molto larga. Così. E c'è anche il cappuccetto. Voilà, così. Il capuzzo. Adesso col fiocco non è proprio il massimo mettercelo. Però, scusate, mi era drizzo il fiocco. Che è caduto un po'. Era meglio se non mi mettevo il cappuccio. Sono un disastro. Ok. Comunque fatta così rimane molto morbida, come potete notare. Anche le maniche che mi piacciono tantissimo così. Mi sa proprio di inverno. Bella, me la lascerei anche nel video. Molto bella, vero? Bene, sì. Comunque, questa è uno degli acquisti che mi è piaciuto di più. Anche perché appunto rimane molto lunga. Voi non la vedete, ma rimane lunga. Poi ci farò magari una foto. Il problema è che sotto non c'è. Ho la coperta, aspettate. Vi faccio vedere come rimane, se riesco. Ho anche un ginocchio sminchiato perché sono caduta per terra.
Ve lo racconterò questo in un altro video. Ok, vediamo se riesco. Aspettate. Tipo, rimane lunga così. No, è ancora più lunga sotto, solo che non avendo pantaloni, eviterei di farmi dare gli strike da YouTube. Perché ho la coperta addosso. E quindi. Sì, perché. Lo dico in questo video, io nei miei pigiami non ho mai pantaloni. Io indosso sempre le coperte in casa e a volte ho i pantaloncini oppure ho le maglie lunghe, però non ho mai i pantaloni. Aia, il mio ginocchio. Poi vi dirò cosa mi è successo al ginocchio. Perché appunto adesso ho pure un cerotto nel ginocchio e uno nella mano, che poi vi spiegherò cosa mi è successo. Se mi seguite su Instagram l'avete già in teoria intuito. Ora, possiamo togliermi la febbre, me la lascio, poi la cambio dopo. Anche se adesso qua c'è un macello per terra. Però, va bene. Me la cambio dopo. Con l'etichetta. Un'altra cosa che ho comprato, questo qua me l'ha comprato mia madre, sperando che non siano larghi, non da The Zenith, ma da Kiabi. Perché, appunto, vi racconterò poi la storia di come mi sono strasciata per terra e ho rovinato i leggings. Ne ho pochi. Allora, me l'ha ricomprati ed è una taglia L, che io vedo un po' larghi, però. Adesso vediamo un po'. Più di solito porto una LM, però Chiabi veste un po' grande. Vediamo come mi stanno. Sono l'ha pagati tra l'altro 7 euro. Si vede 7 euro e sono così. Sono molto leggeri perché io li uso ovviamente leggeri. E poi vediamo se mi andranno. Devo provarmeli. Poi scusatemi. Tanto i miei video non sono adatti ai bambini, quindi. Con la nuova legge Coppa state tutti tranquilli, non metterò che vanno bene per i bambini. Poi, a parte questa felpa qua, che cosa ho fatto? Come altra? Sì, le mie ciabattine. Ce la posso fare, però. Allora, vi faccio vedere con che cosa sto in casa io normalmente, perché io ho sempre l'idea di stare con i piedi scoperti, perché diciamo i piedi devono respirare. Quindi io in casa sto con queste qua. Non vi faccio vedere i piedi perché non è un video feticista. Io sto in casa con queste. Queste sono le mie ciabatte. E io con i miei piedi nudi. Ora, però, a volte sono di corsa, quindi sono vestita e mi tolgo le scarpe. Quindi voglio stare magari sul divano con le calze, con le scarpe, se mia mamma mi spara. E poi sarebbe anche una cosa antigenica, che schifo. E quindi, cosa ho detto? Il fiocco mi sta sempre più scendendo, vabbè. Sarebbe anche una cosa antigenica, quindi cosa ho pensato? Mi compro delle ciabatte chiuse, come tutte le persone normali. Così se vado a casa di qualcuno e vado in giro con le infradito nel mese di dicembre. Allora, mi sono comprata queste qua. Ce la posso fare. Tidi. Non so se le vedete. Eccole. Ciabatte nere, sono ciabatte classiche nere. Le ho comprate perché così sono anche pesanti. Le ho prese a una taglia in più di me, ma sono giuste. Quindi le ho prese al mercato. Pagate 3 euro anche quelle. Oltre il telo qua dietro, guardate. Come al mercato l'ho pagata 3 euro e un 40-41 ma è fasullo perché mi sa giusto giusto e io porto un 39-40, quindi meno male che non ho preso una taglia in più. Posso andare uomo, ma secondo me c'era qualcosa che non andava nella taratura di quelle ciabatte. Però l'ho presa perché così almeno se mi devo intanto sono vestita, mi voglio togliere le scarpe o delle ciabatte che posso mettere con le calze, perché con l'infradito la vedo difficile infilarmi le calze. Cioè, infilarmi l'infradito con le calze. Sembro tipo una giapponese con dei problemi. E questo penso che sia tutto quello che ho comprato. Spero, mi auguro. Se ho dimenticato qualcosa, ve lo farò vedere in un altro video ancora. Questo è quello che ho preso. Oltre al fatto che, ripeto sempre, ho preso un microfono su Amazon, ma mi deve ancora arrivare. Quindi farò poi un unboxing solo su quel microfono perché lo voglio provare con voi per fare un ASMR. Un mini ASMR. Io ora vi saluto e vado a togliermi la felpa e a rimettermi l'altra. Un saluto a tutti. Se siete arrivati fino alla fine, scrivete hashtag la felpa. Non so, ho scritto una frase inerente al video. La felpa te Zenis. Non lo so. Io e l'albero che ho mandato via, vi salutiamo. Lo dico in tutti i video, ci dovrò fare un ASMR con questo bellissimo albero. Mi piace troppo, mi piace accarezzarlo. E niente, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Vi racconterò poi un altro video perché me l'avete chiesto anche su Instagram. Sara, cosa ti è successo? Che ho fatto una storia facendo vedere il cerotto che ho qua e quello sulla gamba. Non sono morta, sono solo handicappata. Cioè, anzi, no, nemmeno perché diciamo, è come sminuire le persone che hanno un handicap. Io sono più deficiente. Quindi, vi saluto, ci vediamo al prossimo video.